Ciao a tutti, siamo al 28 di ottobre, sono le 9 del mattino e ho acceso la pompa di calore, questa qua, il condizionatore che me ne sto parlando da alcuni giorni, e è un'ora che è acceso, dalle 8 di mattina l'ho acceso, avevo in casa 17 gradi, vi faccio vedere, e nel giro di un'ora me l'ha portato a 22 gradi. Per chi mi segue, 22 gradi è una temperatura che difficilmente arrivavo ad avere con le stufette elettriche, termoventilatori elettrici, no? Adesso andiamo a vedere fuori la temperatura che fa. Intanto qua fa tanto caldo. Ecco, sono le 9 del mattino e ci sono 2, 4, 6, 7 gradi, quindi è abbastanza freddo. Stamattina ne faceva 6, 5, 6 gradi. Vedete qua che butta fuori aria gelida, proprio per il meccanismo della pompa di calore. Rientriamo perché fa freddo. Ecco qua. E allora noi 22 gradi sul minimo, sull'low, poi c'è il medio e quello più veloce che praticamente sarebbe la velocità e la potenza della ventola e la potenza dell'aria, no? Quindi questo sta buttando fuori poca aria, che è comunque molto molto di più di quella di un termoventilatore che avevo qua in casa io. Ecco, l'ho impostato su caldo e su 22, che poi anche se arriva a 22 non si ferma, ma ne arriva anche su 24. Ecco, questo è il condizionatore ad aria calda e ad aria fredda che vi ho fatto vedere, e questo è solo un inizio, perché poi dovrò anche provarlo quando ci saranno temperature più basse, ma per il momento, no? Nel giro di un'ora, cosa che prima i termoventilatori non facevano, è riuscito e riesce, perché l'ho provato anche negli altri giorni, con una temperatura di 5-6 gradi all'esterno, riesce a tenere un ambiente, un comfort migliore di come ero prima. Infatti non mi vedete neanche con i maglioni, neanche magliette corte, perché io sono freddoloso, però uno che soffre meno il freddo di me, questa è una temperatura che ci sta anche in magliette corte. E sono soddisfattissimo per il momento, però giustamente ci sono ancora dei dati da verificare insieme, e sono quelli del consumo, e vedere come si comporta con temperature sotto zero, perché sia i tecnici che molti di voi mi hanno detto che questi condizionatori così consumano molto di più quando c'è un sotto zero fuori all'esterno, quando c'è l'aria fredda, gelida fuori all'esterno. Comunque per me va benissimo. Vi ricordo sempre, per chi è la prima volta che mi segue, che questo è possibile, queste temperature, questi dati sono possibili perché io ho isolato la casa all'interno termicamente con il sughero tutta quanta la casa. Infatti il calore che va verso l'alto si trattiene anche sopra un po' nelle camere, sono un po' più fredde, diciamo, meno calde, però comunque è un ottimo risultato per il momento. Ci vediamo ai prossimi video con altre informazioni e altri dati. Ciao a tutti!